Continua l'avventura di Horizon Zero Dawn. Abbiamo percorso un lunghissimo viaggio verso Nordraga e stiamo svolgendo questa missione principale. Questa qua, fine del creatore. Allora, cerca di scoprire di più sulla donna misteriosa che le somiglia fra le rovine fatiscenti di un'antica città. Qua, secondo me, succederanno tante cose, ci saranno tanti eventi importanti. Quello che dobbiamo fare adesso è provare a infiltrarci qua senza farci sgamare. Ci sono, come potete vedere, tanti nemici, quindi cercheremo di muoverci più stealth possibile. Siamo sotto attacco! Ecco, come non detto. Fanculo. Niente raga, non riesco a fare stealth su sto gioco. Faccio una fatica incredibile. Eppure a me piace, eh. A me piace parecchio, ma... Oh, no, quello è grosso però, quello è grosso. Un attimo. Aia. Potrebbe essere un'impresa. Certo che è un'impresa. Un attimo. Munizione. Ricarichiamo qua. Ah no, questo qua era quello per legarlo, merda. A me servono le bombe congelanti. Ah, l'ho bloccato. Vai. Un attimo, a lui che cosa è? È vulnerabile al fuoco, un attimo. Frecce infuocate, vai. Oh. Fanculo. Un attimo, usiamole queste cose. Stai fermo con quella luce. Cavolo, raga, è difficile prenderlo nell'occhio. Perché, oh, questo qua continua a muoversi, non sta fermo un attimo. È fermo, bastardo. Dai che muori, lo so che sei per morire. Muori. Adesso in poi stealth, raga, per forza. Cioè, non sono messo davvero male. Qua c'erano mille cose che avrei potuto fare per evitare lo scontro, però purtroppo è andata così. Cerchiamo di evitare gli scontri più avanti. Anche perché qua sento passi pesanti. E non è mai un buon segno. Abbiamo due vie. Come è da questa parte? Chissà invece dove... Oh. Cos'è sto? Un'esplosione. Un'esplosione. Un attimo, perché qui... Ok, queste qua sono le rovine. E qui pare ci sia un'altra area. Esploriamola. Hai scoperto il bunker. Faro. Capisce. Ok. Evidenza bersaglio. Ok. Allora andiamo di là. Perché
Il percorso sembra proprio portare da questa parte. Anche se credo che sia tutto aperto, per la verità. Recipiente antico. Oh, il set tazzine completo. Presto. Buona colazione. Oh. Un'altra esplosione. Un'altra esplosione. Indaga sull'esplosione. È una scavatrice. E fuoco! Le armi sono operative. È ora di muoversi. Levate in fretta. Non c'è tempo da perdere. Presto questo demone tornerà a funzionare. Un altro sterminatore per le nostre file. Deve essere uno degli sterminatori di cui parlava Olin. Un nome azzeccato. Non entrerò mai in quella torre, se prima non distruggo quella cosa. Come? Distruggo quella cosa? In che senso? Un attimo. Devo combattere contro quel mostro? Uccidi il cultista e lo sterminatore. Un attimo. Ok. Già morta. È sempre quella di lottare dopo. Però vabbè, fa niente. Ok. Ok. Sono ancora sorpreso. Ma visto. Ma ti aspetta il resto. Ci penso io. Un attimo, che cavolo ha fatto? Non ho capito. Ok. Però siamo in una buona posizione, eh. Questa è una buonissima posizione. Buono. Vai, continuiamo. A colpi di 54. Forse sono quelli i punti deboli. Quali punti deboli? Non ho capito. Il vapore si fa fuori dove? Oh. Non ho capito da dove schizza fuori il vapore, sinceramente. Penso che bisogna scendere. Bisogna colpire di là. Ok. Boom. Ok. Ce l'ho fatta. Saccheggia l'ufficiale. Ok. Quella gente dell'Eclissi aveva un focus. Vediamo cosa contiene. Ok, saccheggiamo tutto il resto prima. Ok. Vediamo che cosa hai da dire. Cosa? Ma che cos'è? L'entità vive. Inaccettabile! No! Che cosa diavolo era? Ade? Ehi! Straniero misterioso! L'hai visto anche tu? Nessuna risposta, eh? Figuriamoci.
mistero si infittisce. Devo trovare un modo per entrare nella torre. Ok, qua dentro. Sembra stretta, ma dovrai passarci. Un'altra porta, non è come quella che avevamo visto nelle prime partite. Attendere i denti scan. Esatto. Ancora una di queste. L'altra si era fermata nel 99. Ma anche questa. Oh, si apre, si apre. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. Prego, può entrare. Dottoressa Sobek. È la signora che ci voleva uccidere, la dottoressa Sobek, a questo punto. Oh. Cosa c'è? Dottoressa Sobek, lei è in ritardo di 355.510 giorni per il suo appuntamento col signor Faro. Proceda al 35° piano. Aspetta. 355.000 è centinaia di anni fa. Che cosa succede? Lasciati cadere. Io utilizzerei le scale, perché lasciarmi cadere non so quanto possa essere sicuro. Un attimo. Eloy, ci troviamo qua? Ok. Perlustriamo tutto, raga, con calma. Possiamo sempre trovare qualcosa di utile, eh? Danneggiamento dati parziali. Il protocollo usa forme d'onda polifasiche intrecciate. Crittografia quantistica, quarzo nero. Ben oltre il grado militare. Hai chiesto questo e te l'abbiamo consegnato. Mai scrivere un codice inattaccabile. Ci serve una scappatoia. Carica l'ultimo service pack e il problema è risolto. Ci hai espressamente proibito di lasciare qualsiasi scappatoia nel codice. Standard quarzo nero per ogni protocollo. Parole tue. Che proiezione? Cos'è quella roba? Non è nulla di nuovo. Non mi servono proiezioni false. Mi serve un modo. Non mi servono proiezioni false. Mi serve un modo per riprendere il controllo dello sciame Arz Timor. Non so cosa dirti, Ted. Chiedi l'impossibile. Codici. Gli servivano dei codici per controllare le macchine. Ma il controllo gli è sfuggito. Si mette male. Allora, stiamo molto attenti, perché se noi riuscissimo a trovare qui una batteria, secondo me potrebbe essere un buon luogo. Potremmo praticamente, ah no, adesso c'è l'altra mappa. Potremmo andare a aprire quel bunker che avevamo visto nelle prime fasi di gioco. Aguzziamo la vista, magari. Questo cos'è, un muro? Sì, è un muro. Diciamo che tutte queste luci blu fluorescenti non aiutano molto. La visibilità non aiutano molto la visibilità. Raggiungi qua, non vedo nulla di rilevante. Uno sterminatore o una sua statua, almeno una macchina costruita per uccidere, e loro la veneravano. Benvenuti alla Faro Automated Solutions, dove tutti i problemi di domani vengono risolti oggi. Con oltre 25.000 impiegati umani dislocati in nazioni e società di tutto il pianeta,
la Faro è al primo posto nel settore della tecnologia autosostenuta e automatizzata. Non è che la veneravano, raga, è che qua ci troviamo in un'industria e stavano presentando il loro progetto. Conflitto di tutto il mondo? La Faro. Che posto era questo? Che cosa facevano qui? Questa è semplicemente la biografia di Elisabeth Sobeck. Era una multinazionale. Un gruppo di persone, come una tribù. E creavano macchine. Davvero? Continua. Ho caricato alcuni dati nel tuo focus. Ti aiuteranno a capire. Lo so che questo sarà visto come un bizzarro cambio di direzione, ma siamo la Faro Automated Solutions, no? La miglior società di robotica al mondo. Perché rinunciare alla nostra produzione per fabbricare veicoli e armi operati dall'uomo sono solo relitti del passato. Quello che posso dirvi a questo punto è... fidatevi. Sfrutteremo un'enorme... opportunità di crescita riorganizzando e riallocando le capacità secondo i miei piani. Quindi mi servono proiezioni rivedute sulla velocità di produzione di massa per ogni fase entro 36 ore. Quindi creavano macchine, ma hanno smesso per fare altri tipi di armi. Perché? L'aria. Nessun odore, nemmeno quello di morti antiche. Niente di naturale. Un altro cedimento. Ma posso farcela. Reclamo. Nulla di che, raga. Dove devo andare? Devo salire? Devo scendere? Ah no, di qua. Oh, 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 oh. Ok, posso salire su di qua. Ah, ma qua sono all'ingresso principale. Scommetto che potrai usarla come rampa per tornare su. Sono nuovamente l'ingresso principale, ok. Non resta che salire, quindi. Sembra che possa arrampicarmi. Un attimo. Un attimo, perché posso salire su anche qua, eh? Ok, di nuovo giù e ora di qua. No, no, merda. E quando ci sono due appigli diversi, faccio un po' fatica perché sono sempre abituato a premere X per far pari. Invece lei parte in automatico, basta che ti avvicini. Io sto solamente premendo il tasto direzionale. Bene. Ok. Di qua non c'è nulla. Ok. Devo salire su di là, eh? Però qui c'è un sacco di roba. Sarebbe un peccato non esplorare. Potremmo comunque trovare qualcosa di interessante. Magari altre registrazioni audio che ci permettono di capire un attimo la situazione. Registro del campus. Ci sono stati degli atti di terrorismo, raga. Ma è tutto... Così la gente era arrabbiata con Faro e la sua multinazionale.
Incolpavano questo posto per qualcosa. Qualcosa di grave. Vediamo. Nulla di che. Diamo un'occhiata a questa stanza prima di salire. Cosa sono queste cose? Lo Scarab ACA3 combina capacità convenzionali ed information warfare in un'unica soluzione. Progettato per la ricognizione fuori strada. Continua. Lo Scarab ACA3. Vabbè, ho capito, ma devo star fermo qui. Che palle. C'è all'avanguardia. Il corruttore. Assoggettare i robot nemici alla sua stessa rete. L'avevamo visto, eh? Le macchine. L'avevamo visto, raga, eh? Che nelle prime fasi di gioco, dopo la prova, come corrompeva le macchine. Vediamo questo. Lorus BOR7. Basterà definire i vostri, capito, raga? Macchine che possono creare altre macchine, che possono rimpiazzare se stesse. Macchine che possono controllare altre macchine, cioè praticamente macchine che possono autoriprodursi. Vediamo e controllare le altre, incredibile. FSP5 fornisce una soluzione universale. Niente, raga, hanno creato praticamente un sistema in grado di autoriprodursi. E questo sistema molto probabilmente è riuscito a liberarsi dei suoi creatori, ecco, in qualche modo. Per salire. Quel che ne è rimasto. Stiamo scoprendo, insomma, sempre di più, a piccole dosi, però stiamo quasi ottenendo un piano, un quadro completo. C'è metallo congelato ovunque. Così non mi aiuti, dottoressa Sobek? Se le piante trovano un modo per attaccarsi fin qui, posso farcela anch'io. Un attimo, qua c'è un altro piano. E di qua si può salire. Allora, diamo un'occhiata qua. Da lì si sale ancora. Un attimo. No! Merda. Dica il freddo. Pensa al sole sulla pelle. Esploriamo prima di qua, magari riusciamo a trovare qualche... Ah no, è giusto. E allora a questo punto sono curioso di sapere dove porta l'altro percorso. Qua andiamo fuori, torniamo velocemente indietro, diamo giusto un'occhiata. Era di qua. Vabbè, ritorniamo nuovamente giù. Il percorso è lo stesso. Sì. E che iniziò quando ingaggiarono operazioni offensive non autorizzate contro personale robot e umano della Arts Timor Energy Combine. Ora vorrei tanto poter dire che la crisi è stata ingigantita. Ma non è così. I pacificatori non hanno risposto ai codici di smobilitazione e a quanto pare adesso si stanno replicando a un tasso precipitoso. Quello che posso promettervi, che posso assolutamente garantirvi, è che ho già impegnato ogni risorsa possibile per il raggiungimento di una rapida soluzione al problema. Quindi quando sentirete parlare male di noi, di questa società, nei prossimi giorni, forse settimane, ricordatevi che supereremo tutto questo. Che un giorno non avrà più importanza. Pacificatori. È così che chiamavano le macchine. Erano costruite per la guerra, non per la pace. Siamo saliti molto in alto.
Peccato questa bufera di neve che ci impedisce la vista. E stiamo salendo, e possiamo salire ancora di più. Giù di qua, perché sopra non credo ci sia un percorso. Dispiego di forza. Nulla di che. Sembra piuttosto lungo questo salto. Si può fare. Ah, ok. Ok. Abbiamo un altro piano, però qua sopra. Qua sopra si sale ancora. Noi dobbiamo andare qui però. Un attimo. E dov'è? Dove cavolo si trovava il l'ascensore? L'ascensore era qui. Vediamo perché. Ok, molto probabilmente l'ascensore ci portava qua in alto. Adesso vediamo se c'è un'apertura. Se no vale la pena andare a controllare anche sotto, per vedere. Per vedere dove effettivamente possiamo arrivare. Qua è bloccato. Ok. Fa sempre una paura fottuta a lui quando si arrampica, ma davvero tanto. I salti sono calcolati, cioè fa dei salti strani. Si sale. Ecco l'ascensore. Molto probabilmente salendo saremmo arrivati fin qua. Però questo percorso ci ha permesso di raccogliere più risorse. Praticamente questo documento parla di come una macchina per fare rifornimento, non si è ben capito, stava praticamente sterminando e frullando dei delfini in mare aperto. Quindi insomma, diciamo che appunto queste macchine non davano un buon input all'ecosistema. Ok, ma è il punto più alto. Ce l'ho fatta. Chissà cosa scopriremo. Ok, cerco informazione. Archivio. Tutti i dati sono stati cancellati da questo dispositivo. Desidera usare i privilegi Alpha per recuperare i dati rimossi? Sì. Oh sì, credo di sì. È stato recuperato un file. C'è ancora un PC che funziona? Ok. Elizabeth, è bello! Quanti anni? Dove sono i tuoi legali, Ted? Non servono.
Ho ritirato le 18 cause appena sei atterrata. Credo che i tuoi dati lo confermino. Bene, promette di essere interessante. Che ne dici di farci portare qui il pranzo? Per rompere il ghiaccio? Ti conosco, Ted. Sei nei guai, in guai seri. Altrimenti non avresti mai pensato di chiamarmi qui. Quindi parla. C'è un'anomalia nella linea Chariot. I tuoi robot killer? Pacificatori, sì, quelli. Allora spegnili. Sì, Liz, lo faremmo se potessimo. Ma non rispondono. Mi stai dicendo che è uno sciame impazzito, Ted? Ancora peggio. Allora mostrami i dati. E credo che pranzerò. Da sola. Ted Faro ha portato Elizabeth Sobek qui. Ma si odiavano a vicenda. È stato recuperato un altro file. Oh. Siamo in cimissima. Si vedono solo le vette delle montagne più alte. Vabbè, raga, ste macchine sono impazzite. Fine della storia. Vediamo chi dice quest'altro file. Questa non è un'anomalia. È una catastrofe. Sì, lo so. È brutto. Brutto? Gesù, Liz. Non è brutto, Ted. È apocalittico. Ha creato una linea di robot killer. Pacificatori. Che si alimenta a biomassa, Ted. Per le emergenze. E l'hai resa in grado di autoreplicarsi. Autoproduzione limitata, controllata. Non più. L'anomalia ha annullato la gerarchia. Ora l'unica nazione a cui lo sciame risponde è la sua. Cosa? Credi che... Tutto il resto sono cibo. E al tasso in cui si replica, Ted farà pezzi la Terra nel giro di 15 mesi. Non stiamo parlando di caduta della civiltà, ma di estinzione. Ho capito, Lisa. Come faccio a fermarla finché è contenuta? Non può essere contenuta! Lo sai cosa intendo? Certo. Prima che la verità salti fuori. Lisa, farò qualsiasi cosa dirai. Continua a lavorarci, qualsiasi cosa consiglierai, io la farò. Ti prendo in parola, Ted. I robot di Faro minacciavano la vita sulla Terra. Ma lei li ha sconfitti in qualche modo. Il mondo dei predecessori è caduto, ma la vita è continuata. O non saremmo qui. È stato recuperato un ultimo file. Ok. Sapete, stavo pensando che qua sopra è possibile salire. Noi non siamo arrivati da qua, credo. Infatti. Vai. Progetto Zero Dawn. Gesù, Liz. Deve esserci un altro modo. Se ci fosse un altro modo per risolvere il tuo casino, l'avrei proposto. Ma così? Così? Quando ti ho chiesto di trovare una cura, non mi aspettavo che fosse peggio del male. Non lo è, Ted. È spiacevole. Ma è la nostra unica possibilità. Ora firma la proposta. Firmarla? Non posso farlo. Sì che puoi. Quello, Liz, in tutta coscienza non posso firmarlo. Hai una scelta, Ted. Lo so. Ti sto parlando da un VTOL in rotta verso il comando US Robot. Fra 15 minuti vedrò il generale Harris e il resto dei capi di stato maggiore. Cosa? Sei impazzita? Sta a te decidere cosa gli dirò. Firma e dirò loro che la società più facoltosa della Terra ha garantito i fondi necessari per creare Zero Dawn. Così come l'ho progettato. Ma se non firmi, farò in modo che loro e chiunque su questo pianeta conoscano la vera causa dell'anomalia. Gesù, Liz. Non serve che mi minacci. Firmerò. Guarda il lato positivo, Ted. D'ora in poi farei quello che ti è sempre riuscito meglio. Pagare i conti mentre gli altri si sporcano le mani. Dio, perdonami. Cosa ha reso la sua soluzione così terribile? Cosa ha fatto per fermare i robot?
Raga, abbiamo ascensore espresso aperto. Esci dalle rovine. Abbiamo un nuovo quesito a questo punto. Cos'è il progetto Zero Dawn? Ancora non capisco. Sobek non può essere mia madre, è vissuta secoli fa. Tutte queste ricerche per non arrivare a nulla. Reagisci così a quello che hai imparato? Sembri una ragazzina viziata. Dovresti provare a parlarmi in questo modo faccia a faccia. Come desideri. Davvero non ti rendi conto di quanto siano monumentali le scoperte che hai appena fatto? Mi aspettavo di più da te. Quindi, hai una faccia. Magari hai anche un nome? Di tutte le domande che potevi farmi, è questa quella che scegli. Ho passato anni a cercare fra le rovine dei predecessori per capire perché fossero scomparsi. Per anni ho creduto che i robot di Faro avessero distrutto la loro civiltà senza averne conferma. E in un attimo, tu scopri più informazioni di quanto io abbia mai fatto e quello che ti interessa è il mio nome. Silence. Questo è il mio nome. Ora, perché non provi con un'altra domanda? Qualcosa di meno futile. Tu non capisci se sei così intelligente. Va bene, Silence. Hai reso l'idea. Sono venuta qui per scoprire di più su questa Elizabeth Sobek. E l'ho fatto, ma ancora non riesco a capire il mio legame con lei. O perché l'Eclissi vuole uccidermi. O chi è Ade? Nessuna risposta, ma solo una domanda dopo l'altra. Esatto. Ecco perché dobbiamo allargare il fronte della ricerca. Solo allora capirai quanto sono davvero seri i tuoi problemi. Di cosa stai parlando esattamente? Hai inseguito un enigma personale in uno stuolo di misteri molto più grandi. Il filo conduttore è Elizabeth Sobek. Che legame ho con lei? Non può essere mia madre se è vissuta secoli fa. Non lo sappiamo, però. L'unico modo per scoprirlo è andare avanti e fare nuove scoperte. Grazie a te, abbiamo appena scoperto che i robot di Faro minacciarono la vita sulla Terra. Ma non è successo. La civiltà dei predecessori fu distrutta, ma la vita si salvò. Ovviamente. Ma cosa ha fatto Elizabeth? Come fermò i robot prima che tutto fosse perduto? Cos'era il progetto Zero Dawn? È la giusta domanda. Dimmi. Sei pronta a cercare le risposte? Certo che sì. Allora perché non ti muovi? Non così in fretta. Mi devi delle spiegazioni. Ti ho già detto abbastanza. Se hai ancora domande, fai alla svelta e smettila di farmi perdere tempo. Le tue intenzioni, robot di Fara. Le tue intenzioni. Chi sei, Silence? E che intenzioni hai? Vuoi metterla sul personale? Sono un nomade solitario che ha lasciato la sua tribù molto tempo fa. Esploro luoghi proibiti, ricerco conoscenza perduta, come avevo detto. Come fai a essere così informato sull'Eclissi? Si dà il caso che io conosca molte cose. Se quello che vuoi sapere è se lavoro per l'Eclissi o chiunque altro, la risposta è no. Sono assolutamente indipendente. Ora, se hai finito, puoi andare. Oh no. Ho appena iniziato. Ti sei fatto una corsa gratuita sul mio focus. Bello comodo mentre io rischiavo tutto. Mi basta togliermi quest'affare dalla testa e sarai cieco, sordo e stupido. Quindi non lamentarti e rispondi alle mie domande. Molto bene. Procedi. Hai usato il mio focus per spiarmi. Com'è possibile? Ogni focus emette un segnale, una voce, che solo altri focus sentono. Io so mettere insieme quelle voci, farle parlare fra loro, farle comunicare, anche su lunghe distanze. Dove hai imparato a farlo? Anni di studi ed esperimenti. Il principio non è poi così diverso dall'override delle macchine. Io lo eseguo sui focus.
E puoi anche spiare dai focus dell'eclissi? Di solito. Sappi che l'override delle loro connessioni è complesso. È possibile che Elizabeth Sobek sia ancora viva in qualche modo? È improbabile, ma non impossibile. Alcuni dati antichi che ho recuperato menzionano tecniche di allungamento della vita. Farmaci, per lo più, una parola antica per medicina. Ma cercavano ancora modi per congelare e scongelare le persone. Congelare e scongelare le persone? La chiamavano criogenia. Ma c'erano dei problemi. Vista la perizia tecnologica di Elizabeth, non posso escludere che abbia trovato un modo per rendersi immortale. Ma stiamo speculando, perdendo tempo. Hai detto che sapevi da tempo che le macchine di Faro avevano distrutto la civiltà dei predecessori. Almeno così sembrava. Ma finora ignoravo la portata del pericolo. Che potessero trasformare la materia organica in carburante o che gli Horus potessero produrre più robot. Un calderone con le zampe. Ma i robot che abbiamo visto finora, i corruttori e gli sterminatori, non fanno cose del genere. Non ancora. Per adesso abbiamo trovato solo esemplari danneggiati. A piena potenza chissà cosa sono capaci di fare. Da quanto ne so io, l'Eclissi esegue soltanto ordini. È Ade che mi vuole morta. Chi è? Non lo so. L'Eclissi lo descrive come un'ombra sepolta, una specie di demonio. La cosa che mi ha parlato là fuori, che ha fatto esplodere quel focus. Era Ade. Non sembrava una persona o una macchina. Più un fantasma. Con una voce terribile. La cosa certa è che ti vuole vedere morta. Per il mio legame con Elizabeth. Per forza. Ade usa l'eclissi per resuscitare i robot di Faro. Ma Elizabeth aveva trovato un modo per fermarli secoli fa. Si aveva creato armi speciali. Magari Ade teme che io possa fare lo stesso. In alcuni dati antichi recuperati ci sono indizi sullo sviluppo di cosiddette superarmi. Magari per distruggere i robot i predecessori hanno dovuto autodistruggersi. Elizabeth ha detto a Ted Faro che stava andando in un posto chiamato Comando US Robot per informarli su Zero Dawn. Quel posto esiste ancora, come rovina. Gli Oseram lo chiamano il Tumulo. Tumulo? Simpatico. Si trova sulle montagne orientali, sotto le spire aggrovigliate di un demone di metallo. O meglio, Horus BOR7, come li chiamiamo ora. Ti contatterò quando sarai lì. Non vedo l'ora. Un giorno ci incontreremo. E spero che le tue maniere siano migliorate. Bene, gente, ci salutiamo qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Stiamo scoprendo nuove cose, ma sempre nuove domande stanno sorgendo e aspetto la risposta. Come sempre, se vi va di supportare il canale con un like e un'iscrizione fa sempre strapiacere. Bella, alla prossima. Ciao.